prese da scaricare, ci sono anche quelle degli studenti fuori sede, pubblicata da listaimmobiliare.it il 28 giugno 2019, sezione bonus e finanziamenti. Se state cercando con attenzione i dettagli sulle spese da scaricare nella dichiarazione dei redditi, eccovi qualche consiglio e qualche novità importante. La cosa che forse non tutti sanno è che si possono scaricare anche i contributi e l'affitto per gli studenti fuori sede. Insomma, per le famiglie sapere quali sono le spese da scaricare è di primaria importanza, oltre alle classiche spese per la salute dei familiari e le spese veterinarie. Esiste un mondo più ampio a cui fare riferimento per sfruttare detrazioni e sconti. L'importante è essere sempre preparati e avere tutto pronto nel momento della compilazione dei redditi. Tenete sempre da parte scontrini, ricevute fiscali, fatture e documentazioni. Come detto, le spese mediche sono il capitolo più importante per usufruire di detrazioni fiscali. In questo caso le detrazioni sono del 19% sulle spese sostenute durante l'anno, ma ricordatevi che la soglia di partenza è 129,11 euro. Per le spese mediche valgono anche quelle sostenute all'estero, sempre secondo i criteri che vengono applicati in Italia. Per le spese veterinarie la spesa massima è di 387 euro. Altra voce importante di detrazione è quella che riguarda l'istruzione dei figli, ed in questo caso ricordatevi che in questo settore possono essere inserite anche le spese sostenute dagli studenti universitari per affitti e locazioni. In questo senso ci sono però delle condizioni che vanno rispettate. I contratti di locazione vanno stipulati secondo i termini di legge 431 del 98. Gli studenti devono essere iscritti ad atenei che siano ad almeno 100 km di distanza dal comune di residenza. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti e ricordati di cliccare sulla campanella per sapere ogni volta che verrà caricato un nuovo video.